Buonasera a tutti, io mi presento, il mio nome è Luciano Matarazzo, sono anch'io un allievo del Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Non fraintendetemi, mi vedete con il cappello, perché se mi mostro completamente con la faccia, potreste spaventarvi, non è uno spettacolo gradevolissimo da vedere. Comunque, scherzi a parte, vi invitiamo io e noi tutti del Conservatorio Nicola Sala a vedere, ad assistere alla rappresentazione in assoluto prima di Benevento dell'opera Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, che si terrà il 7 settembre. Voi rimediar potete gli interrotti lavori, il sol declina. Andiamo! Salve a tutti, sono Gelsomina Troiano, in quest'opera interpreto Adina, una ricca fittaiuola che fa innamorare tutti quanti, soprattutto il sergente Belcore e poi alla fine Nemorino, e sarà il mio sposo. Buonasera, sono Raffaele Raffio, nell'opera L'Elisir d'amore sono Belcore, un sergente sagace dalla presenza appunto che irrompe la scena con la sua saccenza e ruba immediatamente il cuore di Adina, la protagonista. Infatti vedremo nel secondo atto, che tra poco appunto ci accingeremo a provare, che praticamente lei mi darà la sua mano, però poi L'Elisir d'amore si metterà in mezzo e vedremo una storia che purtroppo si catapulterà, e quindi non sarà più mia sposa Adina, ma sarà la sposa di Nemorino, come tutti ben sapete. Forse modi come io so che più tardi arrenderarmi. Ora, idol mio, ho capito, li amo, in qual dì vuoi tu sposarmi? Sottolino, in una fretta, un tantino pensarci. Questa esperienza nel laboratorio lirico-orchestrale è davvero una grandissima formazione artistica. Io sono nata in questo laboratorio e ho iniziato 3 anni fa interpretando un personaggio di Madama Brillante nell'Italiano in Londra. Poi l'anno scorso ho interpretato Berta, una vecchietta, e quest'anno ho avuto l'opportunità di poter cantare e interpretare Adina, questo personaggio eccezionale, ricca di mille sfumature. Opera stupenda, bellissima, di Gaetano Donizetti, e in quest'opera io interpreterò il ruolo forse più difficile, no, non difficile proprio, più particolare dell'opera, il dottor Dulcamara, che è un medico ambulante, un ciarlatano, però questo medico ambulante ciarlatano sarà in grado di sconvolgere totalmente gli equilibri dell'opera, perché si vedono normali scene di vita quotidiana, un Nemorino innamorato della ricca e capricciosa fittaiola Adina, sopraggiunge il sergente e poi arriva questo medico ambulante che sconvolge completamente gli equilibri. Da lì c'è un cambiamento sostanzialmente fondamentale dell'opera, e da lì Adina si innamorerà di Nemorino e poi assisterete e vedrete di persona.
Io ho cominciato il mio percorso nel laboratorio lirico sinfonico circa 3 anni fa con la rappresentazione di Italiani in Londra, nel quale impersonai il ruolo di Don Polidoro, proseguendo poi per il Barbiere di Siviglia, arrivando adesso con questa opera veramente molto bella ed interessante, in quanto è diversa secondo me dalle altre opere rappresentate forse in Italia e nel mondo, in quanto Elisir d'Amore è un concentrato di emozioni, un turbinio totale, in cui il pubblico non ha il tempo di rendersi conto di tutta l'azione, quindi non ha neanche forse il tempo di applaudire. È un'opera bellissima, frutto di notevoli sacrifici. Il laboratorio lirico sinfonico si è sacrificato, ha lavorato, abbiamo sudato duramente tutti, cantanti, coro e orchestra, tutti insieme, e i sacrifici si vedono dopo un anno di duro lavoro. Quindi vi aspettiamo e non mancate. Ciao. Attenti, non fiatate. Silenzio, pianissimo. Io già suppongo, questa forte, e immagino che al par di me sappiate con lui che io sono quel gran medico dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti sono dati all'universo e in altri siti. Ci stiamo mettendo davvero il cuore e non vediamo l'ora di poter salire su quel palcoscenico il 7 settembre e poi magari anche il 9, perché è un lavoro fatto da un anno e veramente, veramente ci abbiamo messo sacrifici e tanta, tanta voglia di vivere questo ambiente che è il mondo della lirica, che è un mondo fantastico. E ringraziamo tutti coloro che, io personalmente ringrazio tutti coloro che credono in noi, ci danno l'opportunità di poter esibirci e farci conoscere dalle persone, soprattutto a Benevento, e portare l'opera a Benevento, che è una realtà che non esiste sempre, e quindi ci sentiamo anche fortunati in questo. Arriviamo a questa manifestazione dopo un lavoro di un anno durato appunto tutti i giorni, studiando sulle parti attraverso l'aiuto di regista Emanuele Di Muro e il direttore d'orchestra Francesco Ivanciampa, che con la loro maestria hanno saputo veramente guidarci in questo cammino nella maniera più corretta possibile per affrontare i personaggi, da una parte per la regia, appunto per cercare quali erano le movenze, gli atteggiamenti, le idee che potesse avere appunto nel mio ruolo un sargento, quindi tutte le movenze sceniche, dall'altra parte invece musicalmente siamo andate alla ricerca di quelle sonorità, di quei colori timbrici che potessero appunto rappresentare quelli che sono un po' i colori e appunto la vita di un sargento. Ovviamente è stato un lavoro complesso che vede in scena 120 persone, quindi un lavoro molto molto grande, e questo è stato capitanato magistralmente dal nostro direttore Maria Gabriella Della Sala, che con la sua maternità, perché noi amiamo chiamarla così, perché ci è come stende delle braccia grandissime e ci abbraccia tutti quanti, insomma con la sua maternità ha saputo guidarci anche lei ad affrontare i problemi che ovviamente ci sono stati. Thank you.
ringrazio tutti quanti voi, un bacione, vi aspetto il 7 settembre e vi raccomando, non vi innamorate anche voi di me, eh? Ciao! Quando il conservatorio riuscirà a sentirsi parte integrante della città, anche con piccole manifestazioni di affetto che possono essere sostenere le piccole e grandi difficoltà che sono quotidiane in un conservatorio. Noi siamo un conservatorio senza auditorium, senza uno spazio adeguato per le prove, e tanto più per le prove di un'opera così complessa qual è l'Elisir d'amore. Abbiamo provato anche all'aperto, abbiamo provato dove ci hanno accolto durante quest'inverno, e al Teatro Romano le prove sono complesse perché ovviamente anche la sovrintendenza ha grossi costi per poterci accogliere. Adesso stiamo andando avanti con la passione, con la forza e la determinazione dei referenti del progetto e di tutto lo staff amministrativo, ma più in là vorremmo essere sostenuti un po' di più. Voglio sperare che tutte le persone che potranno assistere a questo spettacolo si rendano conto e prendano coscienza della forza nuova e del messaggio nuovo che sta dando il Conservatorio in questi anni.